poi la maggioranza si è dimenticata. Ma infatti pensavo che fosse arrivato, come solito. Scusate, vi avevo detto quando eravamo di Pasqua che mettiamo domani per il saluto. Bravo, chiamatemi voi.
Quando buonasera a tutti, iniziamo questa nostra diretta, scusatemi per la confusione, ma siamo state alle prese fino a qualche secondo fa con gradite visite qui al centro operativo comunale del nostro, della nostra protezione civile. Stiamo anche aspettando che arrivi l'assessore Minutoli, sono arrivati tanti omaggi che noi distribuiremo, sono arrivate anche tante cugiure con, devo dire che la fantasia anche dei nostri artisti, artigiani e panifici supera qualunque, devo dire, anche previsione. Come sono arrivate qui le mascherine che fanno tendenza, e di questo prima di iniziare con i ragionamenti di cui stasera vogliamo così condividerle, parleremo noi molto di quella che è stata la prima giornata dell'esperienza della nostra Messina Family Card. Parleremo anche del progetto Io mi fido di te, e che è un progetto sul quale stiamo lavorando con un gruppo di consulenti per proporre anche al governo un'alternativa ai miliardi che ci sono stati annunciati e che non sappiamo mai, secondo quelli che sono anche i meccanismi che sono stati previsti, quando arriveranno e se arriveranno. E poi con l'assessore Minutoli e con l'assessore Calafiore affronteremo da un lato quelle che sono le situazioni, le attività svolte dal COC oggi, ma con la Calafiore invece approfondiremo quelle che invece sono le risultanze della prima giornata della Messina Family Card. Ci tengo anche a precisare da questo punto di vista che al di là di quelli che sono stati annunci in varie città, che sono state prese anche a modello da parte di anche alcuni consiglieri comunali qua a Messina, noi realmente oggi siamo partiti, e in altre città invece siamo ai rinvii. C'è anche un vero problema tecnico, perché noi fino a ieri abbiamo dovuto modificare, stanotte abbiamo dovuto modificare tutta una serie di anche impostazioni del software, perché fino a ieri la regione ci ha cambiato le carte in tavola. Quindi se per esempio la provincia di Catania, ne citiamo una a caso, è al terzo rinvio come partenza della card per quanto riguarda i beni alimentari, non è perché il mio collega pogliese è incapace, no, perché purtroppo il primo collega pogliese è stato messo in difficoltà da chi sta sopra di noi con circolari che vengono emanate in continuazione e l'una cambia l'altra. Ripeto, noi stanotte ci siamo presi la responsabilità intanto di iniziare, perché ci siamo stancati di subire in particolare dalla regione siciliana circolari in continuazione che denotano quello che è poi l'atteggiamento anche rispetto a una problematica così delicata, della quale sotto Pasqua onestamente non ci sentivamo più di continuare a tirare la situazione così alle calende greche. Quindi noi siamo partiti oggi e c'è un risultato intanto che vi vogliamo fornire, con tutte le criticità che la prima giornata e la seconda ovviamente rappresentano in questo quadro. E vi dico anche in partenza, il sistema sarà aperto oggi e domani, poi per una questione di sicurezza sarà sospeso domenica e lunedì e si riaprirà martedì, ma non vi preoccupate perché le risorse ci sono. Vi dirò anche perché sospendiamo, perché è vero che c'è qualche problema da limare ancora nel software, ed è vero che naturalmente qualcuno si può inserire, e parto dal presupposto che lo fa perché in buona fede, perché gli sciacalli in questa situazione, lo ribadisco,
avranno tanti calci in culo, ma non simbolici, reali. Perché vi voglio dire che la sospensione che si farà domenica e lunedì serve per applicare da martedì in poi, c'è stato anche un tavolo tecnico con l'INPS, tutta una serie di dati che porteranno a individuare già in corso d'opera. Quindi ci pregherete 100 euro della prima settimana? Ma guardate che chi sta tentando di fregarsi 100 euro della prima settimana verrà beccato e fatto fuori da qualunque aiuto. Perché io, Alessandra, in nome di chi fa lo sciagallo in questo momento, lo esporrò nei banchi alimentari e quant'altro. Quindi che nessuno pensi, perché siamo nella fase iniziale di rodaggio, di fregarsi la prima settimana del buono, che non è che l'abbiamo frazionata a caso. In questo momento vi siete inseriti, avete dichiarato eventualmente il falso e il sistema ancora non è perfetto, bravi! Ma la prossima settimana il sistema si chiude, si perfeziona. Quindi quello che vi è stato riconosciuto lo perderete seduta stante. Non solo sarete denunciati per falsa dichiarazione, non solo non fatevi vedere neanche presso le banche alimentari, perché ci sarò io personalmente lì a prendervi a calci in culo. Perché un conto è il bisogno, un conto è mentire per lucrare in un momento di bisogno, nel rispetto a un'istituzione municipale che non si è tirata indietro, che pur ancora essendoci tutte le città ferme, perché magari sono partiti piccoli comuni e sì, e sono partiti anche con mille difficoltà, ma far partire un sistema come una città metropolitana come Messina, e allora è difficile. Allora noi siamo partiti oggi, ci siamo presi la responsabilità, e visto che qua ci sono sciacalli che fanno anche i confronti con Catania e con Palermo, chiede a questi sciacalli di dire ufficialmente se le altre città metropolitane della Sicilia sono partite. E non perché io mi devo confrontare con gli altri, ognuno ha i suoi problemi sicuramente, e ribadisco, qua mi sento di fare una difesa d'ufficio per tutti i sindaci. Se fino a ieri la regione ci ha fatto impazzire con la modifica del modello di richiesta del buono alimentare, se ancora il presidente Musumeci nell'incontro di ieri, lo ha scritto lui in un post di ieri delle 22:50, ha chiesto al presidente Conte di avere la deroga per quanto riguarda l'utilizzo dei buoni alimentari, quando la deroga lui se vuole la può fare, perché già a monte è contenuto in un'ordinanza del presidente, anzi del dipartimento, del dirigente della protezione civile. E vabbè, qua è che ognuno pensa che il fuoco con le mani lo devono prendere gli altri, e quindi ognuno cerca la copertura in base ai livelli che rappresenta. Noi invece ci siamo presi la responsabilità di partire, e se dipendeva da me, la delibera è stata fatta il 31 marzo, la prima, le quattro delibere sono del 31 marzo, bene, io già sarei partito il 2 e il 3 di aprile. Abbiamo ritardato 7 giorni proprio per questo atteggiamento volgare, perché questo non ha altra definizione, volgare, da parte della regione che ci fa in continuazione, ci modifica circolari, ci modifica i modelli di richiesta, ci modifica anche poi i criteri di rendicontazione. E no, e noi siamo qui in trincea, in continuazione, a subire le solite angherie istituzionali. Quindi siamo partiti, e quindi un primo dato ve lo voglio fornire io, poi lo pubblicheremo anche sulla nostra pagina. Oggi intanto a che ora è stato aperto il sistema? Alle 8:30 è aperto attualmente, sì. Giusto? Il dato risale questo alle ore 18 circa. Sono state presentate in meno di 10 ore sono state presentate 3.216 istanze di altrettanti nuclei familiari, che equivale al 3,23%
sul totale dei nuclei familiari residenti a Messina, perché vi forniamo anche questo dato statistico, perché noi siamo coscienti che ci sono i nuovi poveri del coronavirus ed ecco perché stiamo cercando di correre. Quelli della fascia A, cioè nessun reddito, ci sono modifiche? Sì, no, ma quel dato ancora deve essere formale, deve essere completato. Sì, 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 ancora. Vabbè, io ho guardato un dato provvisorio, però non è un problema. Siccome ancora abbiamo un dato in itinere, io per ora il dato che mi è stato fornito, prendetelo a beneficio ovviamente di inventario, perché noi tra poco ve lo aggiorneremo. Intanto quello che mi è stato dato per ora è fascia A, nessun reddito dichiarato, 1758 nuclei, va bene? Fascia B, dichiarano reddito inferiore alla quota stabilita, e qui mi hanno detto che c'è qualche problema che dobbiamo verificare, e lo verifichiamo, l'ho detto già io in premessa. Dopodiché fascia C, percepiscono un sussidio e sono 803. Intanto noi vi stiamo dando il primo spacchettamento, a che ancora dobbiamo verificare, come mi ricorda bene l'assessore Calafiori. Quindi delle 3216 nuclei familiari, in questo momento che stiamo verificando, ovviamente le stanze sono così divise: fascia A, nessun reddito, 1758, fascia B, reddito inferiore a quella che è la quota stabilita, cioè la quota di sopravvivenza stabilita con i parametri del buono mensa, per essere chiari, sono 655. Invece fascia C, nuclei familiari che prendono oltre la quota o che prendono anche sussidi tipo reddito di cittadinanza, tipo NASPI, cassa integrazione e quant'altro, sono 803. Andiamo alle risorse. Sulla fascia A, quindi, sono stati allocati 807.000 euro, sulla fascia B 279.000 euro, fascia C la stanno calcolando. Vi possiamo già pure dire che della fascia A hanno speso 718.000 euro, no, in una giornata, qua, 18. Qua, 718 euro in una giornata, c'ero zero in più, 718 euro. Questo che significa? Che il nostro modello su cui abbiamo lavorato, che ancora va perfezionato, io non è che vi dico, signore, oggi abbiamo iniziato, dateci 48 ore di tempo per testarlo, quindi non siamo lì come gli avvoltoi subito. Io capisco che siamo tutti là pronti per vedere dove abbiamo sbagliato, che errore c'è, è sempre così, quando altri vanno avanti ci sono quelli dietro che aspettano di fare gli avvoltoi, vediamo dove ha sbagliato. Io non è che voglio che mi dite pure bravo, che dite bravo all'assessore Calafiore, alla Carlotta Previti, alla Messina Social City, che sono riuscita a partire intanto, no, per carità, glielo dico io bravo e grazie, che intanto siamo riusciti a partire, va bene? Ci sono buche e imperfezioni, ora li sistemiamo, queste 48 ore di tempo serviranno per sistemare tutto, quindi no, finiamolo ogni volta a bollarci. Io capisco la notizia, l'informazione, ci sta tutto, per carità, e noi anzi vi diciamo pure grazie, perché le vostre segnalazioni ci servono per vedere se magari qualche cosa ci è sfuggito. Anche questo funziona, l'informazione, io ripeto, rispetto l'informazione e prendo di buono, per quel che mi riguarda, la notizia in sé, non come è stata data. Naturalmente chi fa informazione, chi invece non fa informazione, perché non è un organo di informazione, vuole fare sciacallaggio, la respingiamo al mittente. Abbiamo anche già la suddivisione, per ora ovviamente parziale, per come sono state presentate le domande per circoscrizione, ma vi daremo questo dato finale quando c'è la rielaborazione che è in corso per verificare tutta la situazione. Vi posso dire definitivamente su questo argomento, ripeto, li stiamo verificando una volta per tutte, e entro stasera vi metteremo sulla pagina dell'Ucasindaco di Messina il dato definitivo, quello che allo stato attuale risulta potenzialmente. Su 3.216 istanze risultano erogate come importo, quindi accolto, 1.086, e suddivise per le varie fasce. Bene, tenete conto che il dato, mi dice qua, è aggiornato alle ore 17, la piattaforma rimane aperta,
rimane aperta tutto domani, poi si sospenderà per questioni di sicurezza e perché ve lo dico chiaramente, martedì scattano gli incroci con la banca dati IPS e quindi poi vedremo con l'agenzia e quant'altro, che ve l'ho detto dall'inizio, quindi ancora siete in tempo, se qualcuno ha fatto il furbo ancora in tempo a rinunciare, meglio che rinunciate voi, non vi fate beccare da me, meglio che rinunciate voi, ancora siete in tempo a far immediatamente la rinuncia e un passo indietro. Bene, allora Max, che fai? Ci aggiorni? Normalmente i ringraziamenti li cominciamo e li andiamo un po' diluendo le varie notizie, grazie a Dio sono sempre di più, ma io nel frattempo vorrei ringraziare, scusami, guardate qui, ormai, ah, e allora, mascherine esclusive, questa è mascherina Ubabio, vedete, Ubabio, ve ne faccio vedere alcune perché ce ne sono, guardate questa qua, io rusto a casa, eh? Guardate che mascherine esclusive che utilizzerà il sindaco, ne userò una a giorno diversa, io rusto a casa, però su questo c'è una variante, occhio! Io rusto a casa picazzi mei! Hashtag io rusto a casa picazzi mei! Questa variante perché l'ho dovuto fare? Perché girando già c'erano le comitive che si stavano organizzando nei balconi, nei terrazzi, nei cortili e tutti dicevano ci ha autorizzato il sindaco. Ah, 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 ah. Bene, ecco allora l'ordine finale. Hashtag io rusto a casa picazzi mei. Quindi ognuno si fa nel proprio balcone su ruste per i fatti propri e quindi non assembramenti, non riunioni di condominio, e così ci siamo chiariti. Quindi Max, anche qui vedi questa, dove vai, altra mascherina simpatica, però ha avuto timore per scrivere, io l'avrei messa completa, quindi glielo dici, quando iatto non c'è usuri ci balla, quando iatto non c'è usuri ci balla, altra mascherina che riguarda le mie frasi, va bene, poi diremo le altre. Max sindaco, allora buonasera a tutti. Il dato che ci comunica oggi l'ASP alle ore 11 aggiornato sono 356 i casi accertati, quindi abbiamo 9 casi accertati in più rispetto a ieri, siamo in aumento. 146 sono i ricoveri, 24 sono i guariti, quindi uno in più rispetto a ieri. I decessi purtroppo sono arrivati a 32, sono 32 le persone che hanno perso la vita in questo periodo, più 3 persone quindi rispetto a ieri. 2 sono gli anziani deceduti al policlinico, 1 è deceduto al Papardo. Sono pervenute 19 segnalazioni sul form presente online di collocazione in autoisolamento, quindi il totale sono 2018 le segnalazioni di autoisolamento pervenute sul nostro portale dall'inizio dell'attività del 9 marzo. Sono state gestite oggi dal call center della Protezione Civile 635 chiamate, la maggior parte, quasi la totalità, devo dire, per richieste di chiarimenti sull'utilizzo della Family Card. Su questo poi parlerà l'assessore Calafiore, insomma darà risposte a gran parte dei quesiti che sono stati posti oggi. Sono pervenute inoltre 39 mail, delle quali 8 per comunicazione di attraversamento sullo stretto, perlomeno di rientro in città, 21 generiche, 10 soltanto di attività interna del Dipartimento. Sono invece state gestite dalla Messina Social City verso vari soggetti le consegne per numero 150 pasti caldi, 200 buste della spesa, 38 richieste di spesa giunte alla segreteria del segretariato sociale, numero 27 sono le richieste di farmaci e presidi di accompagnamento che sono state ricevute dal segretariato sociale. Le associazioni di volontariato di Protezione Civile intervenute oggi sono 8,
per un totale di 43 volontari, mentre il report della Polizia Municipale di oggi, aggiornato dalle 18 di ieri alle 18 di oggi, consiste in 2118 controlli di attività commerciali, 131 controlli di veicoli, 61 controlli di pedoni, 192 autocertificazioni. Sindaco, nuovamente siamo arrivati a 98 assembramenti. Eravamo scesi a 21 nei giorni scorsi, eravamo sempre in decrescita rispetto a quelle che erano le segnalazioni che ci giungevano. Oggi abbiamo avuto questa esplosione, sono stati controllati 98 assembramenti. Io vi invito a limitare, a fare attenzione, non mi stancherò mai di dirvelo, perché è rischioso, è veramente rischioso. Il verbale ai sensi dell'ordinanza sindacale 61 per euro 450, un verbale ai sensi della legge regionale 18 del 95 con presa di sequestro per euro 308, un verbale ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada per 169 euro. Io darei lettura intanto dei primi ringraziamenti, che sono quelli che non siamo riusciti a ringraziare nella giornata di ieri, quindi la pasticceria Saccala, la pasticceria Herrera, che ci hanno donato le uova di Pasqua, l'ottica Carreffa con dei prodotti vari, l'associazione degli odontoiatri che ha fatto una donazione per 700 euro, e la ditta Non Solo Gas, e Giacopello Carni, avevamo detto ieri il ventilatore, e poi i ristoranti che giornalmente ci forniscono i pasti caldi, quindi l'Urban Lesca, il Toro Nero, il Siciliano, Bella Vista, Datterino, i Ruggeri, la Terrazza, Salvatore, Mostò Wine House, Comparello Bello, Quattro Elementi, a Cucchiara il Cajiki. Poi i vari panifici che finora ci stanno veramente riempendo di pane, che stiamo giornalmente destinando, in parte alle case di riposo, in parte... Posso interrompere un attimo? Allora, noi abbiamo iniziato la distribuzione di uova di Pasqua, io oggi sono riuscito ad andare a Case Gialle, ovvio che non riesco ad andare in tutti i posti, però cercherò in questi 2-3 giorni di esserci. Abbiamo un problema. Ci mancano le uova di Pasqua. Allora, io finora, scusate la mia faccia tosta, lo dico a tutti quanti, supermercati, chi è che ne ha, per favore, ci potete portare un bel po' di uova di Pasqua qui al COC, così noi aumentiamo il più possibile la distribuzione. L'abbiamo fatto in funzione con i quartieri, con i presenti di quartieri, con i parroci, abbiamo cercato dove è possibile di essere presenti. Naturalmente sono... abbiamo un numero limitato, abbiamo avuto anche l'azienda Costa di Francavilla di Sicilia, ce l'ha regalata di fare 2000, quindi chi è che ci può aiutare, parlo ovviamente di aziende, supermercati e quant'altro, che ci possono donare uova di Pasqua, se arrivano io fra domenica, lunedì tenete conto, e anche domenica, sarò in giro per la città, andrò al mare, Max, andrò al mare, andrò a Cordisarrizzo, in vari luoghi, non è che andrò per farmi il bagno, andrò per verificare che non c'è nessuno, perché io non devo trovare nessuno. Ci siamo organizzati per bene, con gli assessori, con i nostri droni, con la nostra polizia municipale, con anche le forze dell'ordine, che ringrazio, la polizia, i carabinieri, guardia di finanza, forestale, ringrazio tutti, l'esercito, tutti quanti, spero di non dimenticare nessuno, e saremo proprio a controllare. Allora ne approfitterei pure, se arrivano già pure stasera, mentre sono qui in diretta, se, mentre state chiudendo l'attività, passate, io fino alle 20 sono qui, 20:15, se venite portate uova di Pasqua, io domani mi organizzo anche a girare dove posso, è un simbolo, non è niente di che, capisco che c'è la voglia anche pure di guardarci negli occhi, e questo con grande piacere, dove posso lo farò, però che arrivino anche uova di Pasqua, minutoli, se tu ne hai nascosto nel sottoscala, prendiamoli per favore, così domani, lo so che tutto quello che è arrivato l'abbiamo distribuito e stiamo cercando di distribuirlo ovunque. Max, completa. Quindi dicevo, i panifici che fino ad oggi ci hanno quasi costantemente, giornalmente rifornito, il panificio Natolide Domenico, il panificio Le Tre Sorelle, il panificio Raffa, Cambria, Arena Masino, Ceraolo, panificio Runci, panificio Scuderi,
panificio La Spiga d'Oro di Giacoppo Francesco, panificio Costa e Guerrera, panificio Bitto, panificio Arte del Pane, panificio Doggis, panificio Cacciola, l'Angolo del Buon Gustaio, il panificio Bucca, panificio Cucuzza, panificio Oliva, panificio Laganà, panificio Fratelli Scudo, panificio Pantano di Camaro, panificio Famulari di Via Cesare Battisti. Devo dire inoltre, di questo l'abbiamo ringraziato ieri, Lions, l'ha ringraziato l'assessore Calafiore per la donazione che hanno fatto a livello regionale, poi hanno destinato una quota per Messina e poi... Allora, vedo sì. Che c'è altri fogli, sospendiamo un secondo, andiamo agli argomenti, tanto sei qua che ci fai compagnia. Io prima di passare la parola ora anche all'assessore Calafiore, che così ci dirà le criticità che si sono verificate oggi, tanto le affrontiamo. Che non ti preoccupare, ripeto, io gli ho dato tempo, te lo dico chiaramente, è inutile che gli ho dato tempo come periodo di rodaggio oggi e domani. Tanto tutte le varie criticità che ci sono, c'è, si lavorerà per ora anche domenica e lunedì, piuttosto dite ai quartieri di non fare storie, lo voglio dire ai miei colleghi impiegati comunali. Capisco che, che qualcuno sia abituato che ci passiamo stipendi a casa senza fare niente, ma questo è il tema che affronteremo dopo Pasqua, per ora siamo sotto Pasqua. Tenete conto comunque, cari colleghi impiegati, che io lo stipendio l'ho fatto pagare a tutti. Però io la prossima settimana, ve lo annuncio, chiederò ai dirigenti che mi devono relazionare sul lavoro che ha fatto ogni singolo dipendente. E basta. Perché non può passare il concetto che siamo a casa e ci arriva lo stipendio e poi mi devo anche sentire certe lamentele e certi atteggiamenti. No, guardate, non è che il coronavirus mi ha bruciato il cervello, io sempre quello sono, e ho detto sempre dal segretario generale a scendere ai dirigenti che io non sono d'accordo a passare lo stipendio senza fare nulla. Questo come principio generale, e aspetterò qualunque persona a difendere l'indifendibile. Quindi ora il tempo è passato, chiederò ovviamente ai dirigenti di farmi la relazione su quelli che sono, sì, io so che ci sono tanti impiegati che hanno lavorato anche tanto, va bene? Lo so, quindi non generalizzo, ci sono tanti che hanno lavorato in questo periodo da casa e hanno lavorato, perché noi abbiamo continuato a portare avanti la comunità, questo lo voglio sottolineare, quindi vuol dire che al di là della presenza fisica c'è stata una struttura che effettivamente ha lavorato da casa, quindi io non voglio generalizzare. È ovvio che proprio anche per ringraziare maggiormente chi ha continuato a lavorare, a fare il proprio dovere, non accetto che ci siano sacche di approfittatori. Ecco, usiamo questo termine, però ne parliamo dopo. Allora, prima di continuare con le criticità che ci sono, quindi ho dato tempo oggi e domani come rodaggio, sistemazione la domenica e lunedì, martedì basta, martedì per me il modello deve essere perfetto, senza più alcun problema. Quindi noi siamo partiti, ripeto, e altri non sono partiti intanto, quindi mi dispiace del ritardo, io ripeto avrei iniziato almeno una settimana fa, perché non abbiamo difficoltà. L'hashtag che abbiamo lanciato oggi è Io mi fido di te. Guardate, io mi fido di te riguarda anche l'operazione che noi stiamo lanciando con i buoni alimentari. La stessa cosa, vi stiamo facendo fare una dichiarazione, abbiamo aperto. È ovvio che qua non c'è nessuno cretino, quindi le vostre dichiarazioni saranno incrociate con le banche dati. Ma io mi fido di te, io mi fido di voi. E quindi abbiamo iniziato. Vedete, questo coronavirus o ci fa riscoprire il valore dell'amicizia e della fiducia o siamo tutti morti, come si suol dire, perché c'è il post coronavirus che dobbiamo ricostruire e noi già ci stiamo ponendo questa fase, e siccome ci segna questa vicenda, questa guerra, o impariamo che qua non c'è un mondo fatto di furbi e di fessi e quindi impariamo a guadagnarci la fiducia reciproca o è finita. E sulla scorta di questo che io sto elaborando un progetto, l'ho accennato poco fa e ora ve lo dettaglio, che è sulla scorta del valore io mi fido di te. Se questo valore non riusciamo a farlo diventare un modello normativo, e allora noi ammazziamo la burocrazia e soprattutto riusciamo a dare quella risposta
che il territorio vuole, che i piccoli imprenditori vogliono, che la gente vuole, cioè che dagli annunci si passi immediatamente ai fatti. Ma per fare questo dobbiamo assolutamente assottigliare quello che c'è tra la decisione, le risorse e il comportamento di ognuno di voi destinatari. E allora il mio progetto Io mi fido di te parte esattamente dal presupposto che bisogna fare un'iniezione forte di liquidità sul territorio. Questa iniezione forte non si può fare come ha fatto il governo con Cura Italia, perché quello significa ammazzare l'Italia. Perché se io per avere un piccolo, una garanzia devo prima leggermi un manuale di 100 pagine per capire di che stiamo parlando, se io per avere un piccolo fido in questo momento, se sono griffato oppure ho altro problema avuto con la banca, non me lo danno. Ma signori miei, ma di che stiamo parlando? E allora lo vogliamo dire una volta per tutte quello che dobbiamo fare? Noi dobbiamo prendere la liquidità dove è stata nascosta in questi anni, mi permetto di dire, nascosta da quella che è stata la strategia europea, gli accordi di Basilea, e che hanno portato le banche ad accantonare liquidità in relazione a quella che era la quantità di credito erogato. I migliaia di miliardi che ci sono, ed è questo che io ora voglio dire al governo Conte, ed è questo che stiamo creando come progetto e che proporremo. La liquidità manca in giro perché è nelle riserve delle banche. I soldi sono lì, i nostri soldi sono lì. E allora l'operazione è molto semplice. Io mi fido di te. Si fa una norma nazionale, si fa dare la deroga europea, perché ovviamente qui entriamo nei discorsi degli accordi di Basilea, e magari prendiamo almeno un 30% di queste risorse. Io però la spanna vi dico che probabilmente il 30% già sono 300 miliardi di liquidità, però stiamo facendo i conti, stiamo facendo i conti. Posto che siano 300 miliardi di liquidità, e allora vi dico che da questo punto di vista noi, senza fare altri prestiti, noi abbiamo un debito ereditato, un debito pubblico di 2.300 miliardi di euro. Dobbiamo ancora indebitarci con l'Europa? Per fare che cosa? I soldi li lasciamo nelle banche? Quindi noi ci facciamo mettere il cappio definitivo dall'Europa e dall'altro lato teniamo la liquidità nelle banche? Vi sembra una cosa ragionevole questa? Ma a che gioco stiamo giocando in questa Repubblica delle Banane? Ed ecco dove il progetto deve prendere corpo. Noi dobbiamo rompere questa cappa dei poteri forti, prendere i soldi, la liquidità che c'è nelle banche e distribuirla immediatamente con un semplice patto d'onore. Il nostro progetto prevede che entro 3 giorni dall'istanza, l'unica cosa che mi devi dichiarare è che sei realmente in difficoltà, che non hai più entrate e quanto hai di liquidità, perché se hai la liquidità per andare avanti è inutile, la diamo a chi non ce l'ha, a chi non ce l'ha più. E allora significa, mi dichiari semplicemente questo e io a 3 giorni ti do 10.000 euro. Io ti do a te, piccolo imprenditore, titolare di partita IVA, libero professionista, ti do 10.000 euro intanto e vai avanti. Se hai dipendenti ti do 10.000 euro più 5.000 euro a dipendente e vai avanti e me li restituisci in 3 anni a partire da gennaio 2021. Hai tasso zero. Perché già l'azione di strozzinaggio delle banche già è ben ripagato, quindi a tasso zero. Queste sono cose serie che bisogna fare in Italia e che sono attuabili. Altro che pietire. E se l'Europa non vuole darci questa deroga, signori miei, quei soldi sono in Italia. Stiamo parlando delle riserve bancarie che ci sono in Italia. Io non voglio soldi dall'Europa, io non voglio essere trattato da cattone o da mafioso, da qualche popolo europeo che non sa cosa significa avere solidarietà. Ma cosa ci hanno ridotto in questa Italia, in questa Europa? E allora io non voglio soldi di nessuno, voglio i soldi degli italiani che sono lì nelle riserve delle nostre banche. E quindi non voglio più fare altri debiti, e quindi sulla liquidità che c'è già avviare un patto
d'onore. Io mi fido di te. Questo è il progetto che va lanciato ed è questo su cui noi stiamo lavorando e lo proporremo a tutte le forze politiche di qualunque colore, proprio perché io non voglio caricare sui miei figli, sui vostri figli, sui miei nipoti, sui vostri nipoti altri debiti che non ci metteranno più in condizione di respirare domani. Già, noi ogni cosa che facciamo abbiamo socio lo Stato per il 60%, perché se produciamo 100, 60 lo dobbiamo dare allo Stato, e se poi abbiamo anche la banca che ci ha prestato soldi per un altro 10%, abbiamo la banca che è il nostro socio. E allora perché lavoriamo se su 100 devo dare 70 tra lo Stato per le imposte e le tasse e 10 alla banca? Che senso ha? Andiamo avanti, andiamo avanti con queste idee concrete e immediate. Allora, apriamo il fronte, forza. Assessore, facci sognare, assessore. Oggi sindaco. Falla chiaramente, non ti preoccupare, lo sappiamo che ci sono problemi. Non ti preoccupare. No, ma non mi preoccupa assolutamente. La chiarezza con tutti. No, ma non mi preoccupa assolutamente, anche perché io sono stata anche sul campo, anche ho voluto verificare anche nei quartieri come man mano si evolveva la situazione, quindi sono stata presente in due quartieri per vedere anche materialmente, io stessa mi sono seduta per aiutare a fare la domanda, quindi da questo punto di vista ho verificato sul campo anche quelle che potevano essere le criticità, perché volevo verificarle con i miei occhi. Noi naturalmente abbiamo preso nota di quelle che potevano essere le difficoltà, però un dato è molto importante e devo dire che questa è una cosa che mi fa molto piacere. Quello che abbiamo suggerito noi, il consiglio che abbiamo dato noi, è stato seguito. Noi infatti abbiamo invitato i cittadini a fare tutto da casa collegandosi a un tablet, a un telefonino e a un computer, e tenete conto che su un complessivo di 3.216 domande solo 150 sono state formalizzate nelle circoscrizioni e 200 hanno avuto un aiuto, però per un supporto online, cioè è andato direttamente l'utente con il cellulare perché aveva avuto qualche difficoltà in qualche passaggio ed è stato aiutato nei passaggi difficoltosi. Quindi effettivamente poi alla fine in tutti i quartieri ci sono state 350 domande, 150 proprio che si sono fatte nel quartiere e 200 in cui si è dato un semplice supporto per alcuni passaggi che non erano stati compresi. Quindi sono felice perché effettivamente la maggior parte delle domande sono state fatte col sistema che noi abbiamo suggerito e le persone non si sono spostate da casa. Per quanto riguarda invece le linee telefoniche, desidero spiegare una cosa. Noi che cosa abbiamo fatto? Le linee che utilizziamo normalmente al Palazzo Satellite, che sono utilizzate dai nostri assistenti sociali, hanno avuto un trasferimento di chiamata ai cellulari dell'assistente sociale che stanno lavorando in smart working. Qualche collegamento non ha funzionato, nonostante noi ieri avessimo fatto tutte le prove ed i controlli, ed è saltato. Però ti posso dire che abbiamo ricevuto 1.000 chiamate soltanto nella giornata di oggi. Quindi le telefonate ci sono state e fra l'altro dico sono state anche alcune abbastanza lunghe, perché i cittadini, ma anche i commercianti si sono rivolti, chiedevano dei dettagli e degli approfondimenti. Quindi se qualche linea non ha funzionato ci scusiamo per il disguido, ho detto che abbiamo anche 6 cellulari che metteremo a disposizione, cercheremo di migliorare sicuramente anche questo aspetto, però ci sono anche dei problemi tecnici che nonostante le verifiche che abbiamo effettuato ieri non dipendono da noi, dei disguidi si possono verificare nella fase di avvio. Che cosa desidero anche puntualizzare? Un aspetto che è stato lamentato è quello che non era stato pubblicato l'elenco delle attività commerciali già accreditate, ma un motivo in tutto questo c'è, perché nel frattempo, nella giornata di oggi, è stato creato il nuovo sito del Comune di Messina, quindi è stata data una nuova maschera, una nuova schermata, e questo aspetto anche tecnico che ha riguardato già una procedura che comunque era in corso e che doveva perfezionarsi oggi, ha ritardato la pubblicazione, perché abbiamo deciso di farla direttamente nel sito nuovo e di non fare passaggi. Quindi si è verificato questo aspetto, però mi hanno detto che già è stato pubblicato. Io sono venuta in diretta, ancora non mi sono potuta collegare per vederlo con i miei occhi, come faccio sempre in ogni cosa, però dal CED mi hanno dato la comunicazione che nel nuovo sito, perché se voi vi collegherete ci sarà una nuova schermata con tutte le nostre foto, sindaco, che ancora mancavano, hanno aggiornato anche queste, ci sarà
ci sono anche gli elenchi delle attività che noi abbiamo già accreditato. Un aspetto che desidero puntualizzare che hanno riguardato alcune attività commerciali che mi hanno contattato, e mi scuso se oggi non sono riuscita a rispondere a tutte le telefonate, però vi assicuro che il mio telefono ha squillato continuamente e stasera chiamerò tutti coloro che non sono riuscita a ricontattare. Il fatto di essersi semplicemente registrati nella piattaforma non significa che già immediatamente potete ricevere i buoni, perché dovete firmare prima la convenzione. Quindi qualcuno mi ha chiamato e mi ha detto: io sono già registrato nella piattaforma, però non posso utilizzare i buoni. Bene, come avevamo anche detto ieri, dopo la registrazione bisogna fare un secondo passaggio, che è la firma dello schema di convenzione, firma che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'attività e dal nostro dirigente dei servizi al SUAP e alle attività commerciali. Se prima non si perfeziona questo passaggio non potete accettare i coupon, quindi ci sono dei meccanismi che devono essere seguiti, non funziona automaticamente, perché voi dovete anche accettare quelle che sono le condizioni che noi abbiamo indicato nello schema di convenzione. Come ad esempio, e questo lo voglio sempre ribadire, che il pagamento sarà a 30 giorni. Questo lo diciamo perché questo è quello che è scritto nello schema di convenzione, quindi i commercianti che vorranno aderire a questo tipo di iniziativa che riguarda i buoni spesa dovranno accettare anche quello che noi abbiamo stabilito, perché ci sono poi anche dei tempi tecnici in tutto, è inutile dire... Allora, chiariamoci su questo aspetto, che sono questioni che sono state poste. Una, De Francesco non so, dormiva stamattina, non lo so. Che ha fatto, no, tanto io gli ho mandato il messaggio, io lo rispetto a De Francesco, no, lo sa, quindi io mi auguro che abbia risolto il problema, e che quindi dove io ho chiesto stanotte di mettere l'elenco delle ditte convenzionali sia stato fatto, una volta per tutte, perfetto, bene, una, quindi c'è un aggiornamento che è stato effettuato. È ovvio che noi siamo pubblica amministrazione, quindi i soldi già ci sono. Il problema non si pone, anche se ci sono alcuni problemi tecnici, perché guardate, anche qui io mi rompo le scatole quando poi chi sta sopra di me si pavoneggia. Ancora noi Musumeci, cioè la regione, ci ha dato solo il 30% di quello che ha annunciato, cioè questo lo dico a tutti, sappiatelo, noi siamo partiti perché abbiamo messo a sistema altre risorse, ma sappiate che la regione ad oggi ci ha accreditato il 30% di quello che ha detto, e quindi i dirigenti giustamente hanno potuto fare la loro determina e quindi l'avviso solo per il 30%, mentre a livello nazionale sono arrivate tutte le risorse. Io devo essere chiaro e onesto, io se mi devo scontrare con qualcuno mi scontro, però devo essere onesto, mentre lo Stato ha mandato quello che ci ha detto, poco, molto, intanto ce l'ha mandato. La regione siciliana, sappiate che di quello che ci doveva mandare ci ha semplicemente mandato, non in termini di cassa, ci ha autorizzato a spendere, per essere più chiari, solo il 30%. Quindi questo lo lancio anche come appello ai presidente Musumeci, il quale ritengo che si debba impegnare velocemente, perché Pasqua sta passando e non mi pare manco giusto, anche in questo caso, annunciate i miliardi, a noi ci lasciate col cerino in mano, tanto sul territorio ci sono i sindaci a doversi poi giustamente barcamenare nelle mille difficoltà e esigenze della gente, ci sono dubbi, ma intanto si sa che le nostre casse dei comuni sono state riempite da miliardi, ma dove? E allora, signor Presidente della Regione, perché non li manda subito questi soldi? Che finisce ancora, come con le mascherine e come gli aerei della Cina, che non so che cosa hanno portato, e qui ancora aspettiamo le mascherine, è da una settimana che abbiamo annunciato la distribuzione delle mascherine, e già è passato Pasqua, ma non ho capito, meno annunci, pure in ambito regionale, più sostanza per cortesia, così non ci mettete in difficoltà. Allora, andiamo avanti. E allora, poi per quanto riguarda gli aspetti tecnici, abbiamo fatto un'ulteriore riunione oggi per chiarire alcuni passaggi. Noi sindaco, se ci riusciamo, vorremmo accelerare alcuni meccanismi in maniera tale anche che ci sia una maggiore fluidità della domanda, e stiamo facendo anche una conference call con i responsabili della piattaforma proprio per vedere se tecnicamente questo è possibile, perché vogliamo rendere ancora più semplice ed immediato, anche perché è chiaro che quando incominci
pensi alcune cose e poi in corso d'opera fai gli opportuni aggiustamenti, ma penso che questo, dico, ci sta, è anche giusto, e anzi invito tutti di farci le segnalazioni, perché noi, dico, vogliamo perfezionarci al massimo, vogliamo creare un meccanismo perfetto, quindi se ci sono delle difficoltà noi accogliamo le segnalazioni, suggerimenti, ci va benissimo tutto, perché qualcosa ci può essere anche sfuggito in tutta l'attività che abbiamo posto in essere, quindi voi segnalateci tutte cose, l'ho detto a tutti e anche ai consiglieri comunali che mi hanno contattato, se c'erano difficoltà di segnalarmele, perché noi siamo a disposizione per chiarire, per risolvere, per vedere come si deve affrontare la situazione. Allora continuiamo un attimino con altri un po' di ringraziamenti e poi completiamo degli ultimi dettagli che abbiamo. Se mi dai il microfono. Eccolo Max, scusami. Quindi Giuseppe Messina, che è un pilota del TM Racing Team, ha donato degli agrumi, e i dipendenti del Max Store Deco di Via la Regina Elena delle uova di Pasqua, i dipendenti del Max Store Deco di Via la Regina Elena delle uova di Pasqua. Il Sovrano Ordine di Malta ha fatto pervenire 50 buste della spesa oggi, altre 100 dovrebbero arrivare domani e quindi proseguiremo con la distribuzione di queste altre buste della spesa. L'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti dei Generi Alimentari, i consiglieri comunali Cipolle e Giannetto hanno fatto pervenire una scatola di uova di Pasqua, e la signora Barilla Simona una maschera di Decathlon, il Pala Stefano un'altra maschera di Decathlon, Marbi Generi Alimentari ha fatto anche oggi la sua donazione, i componenti del gruppo Forchi Caridi e Vecchio Filippo Generi Alimentari, SC di Coglitore ci ha fatto pervenire delle uova di Pasqua, ci ha fatto già due forniture consistenti di uova di Pasqua, siamo intorno al migliaio già di quelle pervenute, quindi lo ringraziamo. Scusami Max, che mi arrivano segnalazioni pure importanti. Allora, chiariamo intanto, domenica e lunedì tutto chiuso, c'è un'ordinanza del Presidente della Regione, anche i panifici lunedì devono stare chiusi, perché il Presidente della Regione ha stabilito che per le festività, tranne le farmacie, se non ricordo male, il resto tutto chiuso, quindi chiariamoci una volta per tutte, per cortesia, domenica e lunedì chiusi supermercati, generi alimentari, panifici, le uniche attività aperte sono edicole e farmacie. Ora è tutto chiaro? Quindi tutto ciò che magari ha generato confusione, ora credo che sia chiarito una volta per tutte. Dopodiché mi arriva una lettera, che è molto breve, che io vi devo leggere perché rientra esattamente in quella casistica che tu ora mi hai sottoposto. Buongiorno, è una lettera scritta a me. Sono un commerciante del Viale San Martino. Da oltre un mese, come da decreto legge per l'emergenza Covid-19, ho dovuto chiudere il mio negozio, con tutto quello che comporta il mancato incasso e continuando a pagare l'affitto. Ho fatto la richiesta all'INPS per il buono di 600 euro, che neanche arriva. Apprendo anche che, avendo richiesto il buono INPS, non posso accedere ai vostri buoni spesa con la Family Card. Lo Stato, invece di dare un aiuto, dice che devo andare in banca a chiedere un nuovo prestito e che dovrò restituire con gli interessi, indebitandomi ulteriormente, che tra l'altro si aggiunge ad un altro prestito acceso precedentemente per sanare i debiti pregressi. Pertanto, Sindaco, le chiedo se secondo lei potrò avere un aiuto economico concreto per poter riaprire la mia attività e dovrò chiudere per sempre dopo 50 anni di sacrifici. Ovviamente è firmata per una questione di privacy, non lo dico, ma questo rappresenta il vero dramma reale, quello della quotidianità che sfugge ai palazzi del potere. Allora, io che devo fare ora? Per chi è in attesa di CIG? Gli operai che sono tutti dipendenti, che sono stati licenziati e che la prenderanno forse, fine maggio, fine aprile, non ho idea. Fatto sta che in questo momento come campano? Ditemi come campano. Gli imprenditori che hanno chiuso e che gli è stato promesso questi 600 euro, questi 800 euro, in questo momento, secondo quelle che sarebbero le regole strette,
strette che hanno messo, teoricamente non avrebbero diritto all'aiuto alimentare. Mettetevi nei miei panni e mettetevi nei panni di questa gente. Che devo fare io? E allora mi sono preso la responsabilità di dire: ragioniamo per cassa, per cassa, e aggiustiamo la piattaforma ragionando per cassa. Cosa significa ragionare per cassa? Fino a quando io non ho entrate, chiedo l'aiuto. Quando avrò le entrate, decado dall'aiuto. Che significa questo? Che se un soggetto dovrà prendere 600 euro, un imprenditore come in questo caso, li prenderà quando? A fine aprile. Ora io posso pretendere che nell'attesa che questo prenda i 600 euro, quelli della cassa integrazione, gli dico: vai a rubare. Mi sembra giusto? E allora io dico: siccome non li hai presi, intanto per me hai reddito zero, hai entrata zero, però io mi fido di te. Quindi quando ti arrivano i soldi, l'impegno lo mettiamo. È già previsto, che devono dichiarare. L'abbiamo detto stanotte e lo ribadiamo. Comunichi la variazione e ti fermi lì. Quindi se hai utilizzato per 3 settimane l'aiuto della comunità, e quindi che ti sta venendo incontro l'istituzione, perché noi cerchiamo di essere più umani possibili nei ragionamenti, come vedete. Quindi vi veniamo incontro, ragioniamo per cassa, vi diamo l'aiuto. Voi, mi fido di te, mi fido di voi. Voi dovete, quando incassate, comunicarlo e basta. E quindi quello che avete avuto, bene, dopodiché tutto ciò che rimane, rimane. Questo è fondamentale. Perché? Perché in ogni caso, con i dati incrociati che noi abbiamo, poi noi vediamo quando avete preso comunque l'aiuto, e allora lì poi saremo costretti a denunciarvi. Quindi noi dobbiamo trovare una soluzione. Da buon padre di famiglia, e da buon padre di famiglia io voglio ragionare, guardate, ma voi dovete ragionare allo stesso modo. Noi non avete entrate per ora e noi vi veniamo incontro. Consideriamo che avete in questo momento entrata zero, entrata di cassa zero, non avete soldi per campare. Quando vi arriva l'aiuto, vuoi che sia CIG, vuoi che sia il bonus per i piccoli imprenditori, che non so che cosa dovreste fare voi con 600-800 euro, e qui il caso è chiaro, no? Ma prendete il caso di quello che ha l'affitto del negozio e ha l'affitto di casa, o anche poi un mutuo in banca. Come si combina? Ecco dove poi purtroppo le situazioni sulla carta non funzionano. Quindi la linea sarà questa qui. Per noi è come se non siete percettori di entrata zero, perché è la verità comunque. Quando lo percepite si deve interrompere il beneficio che in questo momento vi è stato riconosciuto, perché avete bisogno e avete diritto. Andiamo avanti a concludere. Sì, Sindaco, io a questo punto ricorderei sempre quelle che sono le 3 categorie che possono accedere a questo beneficio, anche perché è sempre bene ricordarle in maniera tale che chi si presenta a formulare la domanda, o chi la fa direttamente, sa bene in quale categoria rientra, perché un po' di confusione e di incertezza l'ho vista, tanta ridubanza. Quindi è sempre meglio ripetere chi può accedere a questo tipo di beneficio. Naturalmente queste, io desidero ricordarlo, sono le linee guida che ci ha dato la Regione, quindi non dipendono da noi le scelte, non è che noi abbiamo voluto favorire qualcuno, sfavorire qualcun altro, abbiamo usato pesi. Abbiamo avuto un caso oggi, non faccio il nome, per carità, e a me dispiace, una signora che io conosco bene, conosciamo tutti quanti, oggi ha fatto di tutto e di più. Perché? Perché abita con i propri genitori, che hanno a sua volta pensioni e quant'altro, minime per quante sono. Purtroppo non gli tocca il sussidio, non ci posso fare niente, perché comanda il nucleo familiare. Quindi è inutile, mi dispiace, sarà ingiusto, dite quello che volete, ma se il tuo nucleo familiare è fatto da te e dei tuoi due genitori, e i genitori in ogni caso prendono delle pensioni, pur minime, purtroppo le normative sono queste. Quindi
non abbiamo che fare, magari non prenderà il bonus alimentare, forse andrà per quello delle bollette. Anche se lei vive magari a parte, quindi, però risulta ufficialmente. Ma io non ci posso fare niente. Non possiamo modificare questa non possiamo situazione. Fare riferimento allo stato di fatto, perché già tanti sciagalli avevano iniziato, già quando abbiamo preannunciato le operazioni, a muoversi. E a sdoppiarsi. Fra l'altro, sindaco, noi abbiamo detto che quando ci sono delle ipotesi anche particolari, anche come quella che noi conosciamo, dico, noi non abbiamo fatto venire meno l'aiuto, perché siamo intervenuti anche attraverso il pacco della spesa. Quindi se ci sono delle situazioni che da un punto di vista strettamente giuridico non ci consentono di intervenire, ma perché quelle sono le regole, noi abbiamo una soluzione alternativa. Allora, noi domani ci vedremo alle 18.45, ora chiudiamo anche gli ultimi ringraziamenti, un ultimo appello che dobbiamo fare con Martina, e domani daremo conto di altre criticità senza alcun problema, saremo concentrati intanto su questo argomento. Domani sarà l'ultima diretta che facciamo, poi sospendiamo domenica e lunedì, anche perché i ragazzi che ci assistono dietro le telecamere si devono riposare, è anche giusto. Quindi domani ci sarà l'ultima diretta, ci faremo anche gli auguri della Santa Pasqua domani, prima di passare, anzi, minutoli, completiamo, anche se io e Martina rilanciamo l'appello. Martina, là, ferma lì. Io rustu a casa i cazzi mei. Hashtag, io rustu a casa i cazzi mei. Vai, minuto. E quindi ringraziamo ancora il laboratorio pasticceria di Cristo Re, che ha donato gli agnelli pasquali, la signora Bruno Antonazzo con gli alimenti per bambini, il signor Vita Gabriele una maschera di Decathlon, la signora Smedile Giovanna dei biscotti, il ristorante Villa Musco dei generi alimentari, le cantine Madauro ci hanno donato delle bottiglie di vino che cercheremo di distribuire nelle borse per la Pasqua, la macelleria Galeano all'interno dell'MD Oli e Pasta, la farmacia Eraci omogenizzati e biscotti, la ditta Lorei e i suoi collaboratori prodotti per bambini, la dottoressa Cannavo, il dottor Aliberti e il Rodi Michele della farmacia alimenti per bambini, alimentari e tabacchi sono invece pervenuti dal signor Ignazio e Salvo di Ganzirri che hanno donato degli alimentari, la dottoressa Valeria Squini che ha donato della farina, il signor Velardo ed Andrea della frutta e verdura, il signor Corica Salvatore dei farmaci anticoagulanti, Blue Sea in Sicily di D'Angelo ci ha donato le famose cugliure che cercheremo di far arrivare ai bambini. Ma queste mascherine invece sono varie autrici? No, quelle varie sono due, una è la signora Rena, l'altra è una donazione che è arrivata stamattina, c'è un bigliettino, me l'hanno fatta trovare qua, purtroppo non ho avuto modo di vedere chi me l'ha consegnata, l'hanno lasciata qui. Caro sindaco, un piccolo pensiero, un enorme grazie per quanto ha fatto e continuerà a fare per la nostra amata città. Felice Pasqua, Teresa Foti. Hai visto, abbiamo trovato la signora. Grazie, Teresa Foti, che ringraziamo. E la signora Arena che già ci ha fatto altre mascherine. Sì, lo so, grazie. Quindi, la signora la ditta MT Termoimpianti di Massonardi di Tommaso delle passate di pomodoro e la signora Gismondo Valeri un'altra maschera di Decathlon. Questi sono i ringraziamenti intanto dove siamo arrivati, ce ne sono tanti altri, li faremo. Va bene, domani, allora ci vediamo domani. Ringrazio anche la nostra Messina Social City che continua a supportarci in questa fase molto delicata, quindi li ringrazio a tutti i collaboratori, assistenti sociali, il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ringraziare, non l'ho detto prima, oggi abbiamo ricevuto la visita di Sua Eccellenza Monsignor Cesare Di Pietro, che ti porge i suoi saluti. E i Ma non aveva rimproveri per me? No. Stavolta no, stavolta no. Abbiamo avuto, è stato contento dell'attività che si sta svolgendo qui al COC, ha riscontrato una positiva sinergia tra le varie associazioni, il segretariato sociale e la Messina Social City, insomma è rimasto entusiasta. Però Sua Eccellenza Colla le ha tirate le orecchie, non possiamo dire, tanto siamo Ma Sua Eccellenza, amici, Sua Eccellenza è venuta a trovarci, io non c'ero, e mi ha lasciato dei rimproveri, dei messaggi, ed è giusto anche che ti abbiamo trasmesso. Dica al sindaco di usare meno parolacce, per carità, Sua Eccellenza lei lo sa, io tanto di rispetto, ha ragione, e poi mi confesserò come ci sarà la possibilità
di poterlo fare, va bene? Sua Eccellenza, grazie comunque per il messaggio affettuoso, sia Sua Eccellenza Colla, sia normalmente Sua Eccellenza Monsignor Di Pietro. Noi apprezziamo molto che in questo momento venite a trovare il luogo dove si lavora H24, nelle nostre difficoltà, nei nostri limiti, per carità, però ci vedete qui ogni giorno e ci vedete non solo nell'oretta di diretta, che ormai è un appuntamento intanto per stare assieme, ma c'è un lavoro enorme che noi stiamo portando avanti veramente con grande cuore, e quindi le visite anche che ci vengono fatte, gli omaggi al di là della cosa in sé, la solidarietà che viene che assistiamo continuamente, le donazioni, i versamenti che si stanno facendo sui nostri conti, sono tutti segni, tutte testimonianze che la città c'è, la città bella al di là di tutto c'è. Ci vediamo domani alle 18:45.